Auguri agli angeli, Angelo, Angela, a tutti gli angeli. Oggi è il loro onomastico, un caro saluto a tutti. Poi un caro saluto al nostro amico, sta ancora qua, vuoi salire sul palco? Il nostro amico contestatore, è venuto un'altra volta, l'hanno mandato un'altra volta. Accomodati qua, vieni, vieni, accomodati, accomodati, accomodati. Facciamo, no, devi venire, e altrimenti vieni qua e non sai che cosa fare. Sei stato pagato a vacante, vieni, 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 accomodati, vieni qua, vieni sul palco, dai, accomodati. E non mi fai iniziare così, mi dispiace, accomodati, non vuole salire. Quindi la democrazia non la riusciamo ad esercitare. Buonasera a tutti. Ho scritto un post oggi pomeriggio su Facebook, qualcuno di voi l'avrà letto, l'avrà visto, qualcun altro forse non l'avrà visto. È un post sul voto logico, il voto logico, che sembra, detta così, sembra una cosa molto strana, una cosa molto strana, ma strana diciamo non è. Io ho provato a spiegare, e lo voglio ribadire qui, lo voglio dire qui stasera, perché noi andiamo a votare domenica e lunedì prossimo. Andiamo a votare per un voto logico. Ho voluto spiegare che un voto non può non rispondere ad una logica. Un voto non può essere un voto giusto per votare. Un voto deve rispondere ad un ragionamento e quindi deve rispondere anche ad una convenienza. Io ho spiegato che noi andiamo a votare ed è logico che votiamo pensando che una serie di cose che sono state fatte in questa città devono continuare e non devono essere bloccate. Votare chi di queste cose non sa assolutamente nulla, tant'è vero che ne parla ogni giorno con assoluta inconsapevolezza, senza sapere di che parla, significa non rispondere ad una logica. A una logica bloccare ancora il piano regolatore, il PUC, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo adottato in giunta, il signor commissario prefettizio, quel signore tutto alto, alto alto, senza capelli, che voi forse avrete visto qualche volta, ce l'ha bloccato. C'è il redattore del piano, il professor Loreto Colombo, che è figlio di un prefetto, il quale continua a chiamarmi ogni giorno e dice: ma perché il commissario prefettizio ha bloccato il PUC? E ogni volta dico al professore Colombo, il redattore del PUC, dico: professore, non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere al commissario prefettizio. Per cui ha una logica bloccare il PUC, ovvero ha una logica votare qualcuno che ha voluto bloccare il PUC e che continuerà a bloccarlo e riprenderà di nuovo il PUC perdendo altro tempo? Ha una logica? Ha una logica votare qualcuno che non sa di che cos'è il palazzetto dello sport? Anzi, è qualcuno che trama con dirigenti comunali, che sono i dirigenti comunali accusati dai magistrati, ripeto, dai magistrati di essere strabici? Ha una logica? Ha una logica votare coloro che il palazzetto dello sport lo vogliono fare e che dopo anni e anni di critiche e di chiacchiere hanno finalmente concluso l'iter ed erano pronti per iniziare i lavori. Se noi non saremmo stati fermati, noi adesso avevamo un cantiere aperto con il palazzetto dello sport che era in costruzione. Ha una logica fermare, bloccare la piscina? Ha una logica? La piscina è stata bloccata, lo voglio dire, perché c'è sempre qualcuno che parla a vanvera non sapendo che cosa dire. La piscina è stata bloccata perché c'è tutto un guazzabuglio
sotto un guazzabuglio tecnico. In questo guazzabuglio ci ha guadagnato uno solo, il tecnico, il dirigente comunale che ha fatto il progetto della piscina, è l'unico che ci ha guadagnato. Ci ha guadagnato e ci ha guadagnato bei soldi, dopodiché tutto il resto, tutti gli altri, cioè tutti quanti noi, siamo senza piscina. Abbiamo avviato una procedura per riassegnare la piscina e per fare un bando per l'assegnazione della piscina, è stato bloccato anche quel bando. Ha una logica continuare a tenere bloccate le cose? Ha una logica continuare sulla strada che è la strada del blocco per poi eventualmente ripartire se e quando si riparte? Quindi un voto logico è un voto per noi, è un voto per la mia amministrazione e per noi, per voi che state qui, che state ascoltando. È un voto logico è votare per qualcuno che poi dovrà andare a discutere con tutti coloro che stanno lì in questa grande barca dove sono saliti un po' tutti e tutti quanti vorranno andare poi e chiederanno e esigeranno di svolgere una funzione. Quindi è logico votare un sindaco che farà il sindaco, è logico votare un sindaco che starà lì perché gli altri facciano il sindaco al posto suo e quindi praticamente non avere una guida della città. Io l'ho scritto in questo post oggi, è come la faccenda della nave guidata da Schettino. Una nave ha bisogno di una guida, una nave ha bisogno di un comandante che indichi una rotta. Quando la nave si è adagiata, si è incagliata, Schettino stava nella sala delle feste, stava presso alle belle donne, alle belle ospiti che stava là. Quando si è incominciata ad inclinare la barca è salito nella sala macchine, ha visto che non riusciva a muovere i timoni e le altre cose, se ne è sceso e se ne è proprio completamente andato. Quindi il comandante di quella barca, Schettino, è uno che della barca non gliene fregava assolutamente nulla, difatti gli fregava a quel comandante soltanto se stesso, quindi si è salvato. Ha visto che non riusciva a guidarle e che avrebbe avuto problemi nel discutere con gli altri che stavano lì nella sala macchina e ha preferito scendersene. Ecco, è logico votare una persona che poi scenderà da questa barca o probabilmente non lo faranno neanche entrare o probabilmente gli chiuderanno la sala macchina e gli diranno: caro comandante, stati al bar, prenditi un drink perché ce la vediamo noi qua. E poi se la vedranno loro lì all'interno della sala macchina con questa barca che non si capirà dove dovrà andare, se dovrà andare a destra, a sinistra, dove dovrà andare. È logico votare qui inseguendo qualcosa che non c'è e non ci potrà mai stare, una chimera. Io ho detto una chimera, il richiamo chimerico delle chimere, oppure votare e votare secondo una logica del reale. Ho citato Icaro, che è quel tizio che nella mitologia si mise le ali perché doveva volare e quindi volando capì che praticamente non poteva andare da nessuna parte perché non riusciva, era diverso dagli uccelli e quindi praticamente si andò a schiantare. È logico votare per qualcuno che ti dice: perfetto, siccome siete tutti quanti come gli uccelli, non vi preoccupate, potete andare a votare, potete andare a volare, poi le persone pensano di poter volare, perché loro pensano e dicono: non si sa mai, non si sa mai, vuoi vedere che riusciamo a volare? Tant'è vero che si mettono le ali, vanno per volare e siccome è un richiamo da chimera, vanno per volare e puntualmente si schiantano. Ho scritto anche: è logico votare o non votare per una persona a seconda del mood del sentimento, la sensazione, quello che c'è, perché c'ha un carattere, un brutto carattere, la barzelletta del brutto carattere. Adesso venivo dalla
venivo dalla Madonna della Libra, delle signore che sono uscite dalla chiesa, mi hanno detto che mi votano perché ho un carattere, perché riesco a fare le cose, perché riusciamo a fare le cose, perché riusciamo a fare le cose. E quindi è logico votare una persona perché riesce a fare le cose, o è logico non votarla perché quella persona ha un carattere complicato e quindi, siccome ha un carattere complicato, ci si può andare a perdere? Non conviene. E certo, io l'ho anche scritto questo, non conviene. Perché? Perché in genere coloro i quali non vogliono le persone con il carattere sono coloro che non vogliono le regole, perché una persona con il carattere mette delle regole. Le regole sono a garanzia, a tutela di tutti. Grazie alle regole ognuno è uguale a un altro. Chi è che non vuole le regole? Non vuole le regole colui il quale, dalla mancanza delle regole, ha tutto da guadagnare. Perché se ci sono le regole, non può fare più i propri comodi. Quindi chi è che mette in giro la voce del cattivo carattere? Lo mette in giro la voce colui il quale non vuole le regole, perché con le regole non può più fare i propri comodi. E quindi io ho invitato ad un voto che sia un voto logico, rispondere ad una logica. E poi c'è un'altra logica, l'ho scritto anche questo. La logica è che Marcianise si è affidata a Marcianise. Ho citato questa faccenda degli amministratori di condominio. Non me ne vogliono gli amministratori di condominio. Io non so chi di voi abita in un condominio. L'amministratore di condominio è una persona che fa quel lavoro ed è il suo lavoro di amministrazione del condominio. In un palazzo normalmente il condominio funziona e funziona molto bene quando l'amministratore del condominio è uno dei condomini. Perché uno dei condomini? Perché uno dei condomini è quello che vive all'interno del palazzo, e quindi vivendo all'interno del palazzo ogni giorno riesce a capire qual è il problema di mettere la spazzatura, qual è il problema della regolamentazione dell'orario di apertura del portoncino, qual è il problema del funzionamento dell'antenna comune. Perché? Perché la vive in prima persona, perché lui è una persona che sta all'interno del palazzo, e quindi stanno all'interno del palazzo, è un condomino, e quindi sa che cosa significa risolvere un problema da amministratore del condominio, perché lo risolve per se stesso. Se io prendo un amministratore del condominio che viene da fuori, risolverà i problemi, glieli spiegheranno, forse lo risolverà, quando lo risolverà, quando avrà tempo, e comunque lo risolverà in una logica che non è la logica di colui il quale abita in quel palazzo. Lo risolverà insieme agli altri problemi che deve risolvere degli altri condomini che ha in gestione. Quindi c'è una differenza fondamentale tra amministrare un condominio a seconda se tu sei parte di quel condominio oppure tu sei un altro soggetto fuori dal condominio. Qualcuno di voi che non vive in un condominio qua a Marcianise, ci sono pochi condomini qui, seppur il problema si sta ponendo anche qui a livello infrafamiliare, tra familiari, ma qualcuno di voi che ha una casa al mare dove ci sono i condomini sa benissimo che fino a quando uno dei proprietari di casa fa l'amministratore di condominio funziona il condominio, dopodiché il condominio va alla malora. E quindi ha una logica che Marcianise sia amministrato da un marcianisano che vive all'interno della comunità, altrimenti sarebbe illogico, ovvero non risponde a una logica, farsi amministrare da una persona che non conosce la realtà perché non vive quella realtà, e quindi l'unico interesse che ha è vivere quella realtà per gestirla, non per viverla insieme agli altri. Ora, questa è stata una campagna elettorale veramente strana, è stata una campagna elettorale di una stranezza totale, e dove sono
è avvenuto di tutto, dove c'è stata un'accelerazione dell'aspetto violento clamoroso, dove in questa campagna elettorale c'è stata la legittimazione politica di soggetti che questa società aveva messo da parte per tutta una serie di motivi, mi riferisco anche a soggetti criminali. Io spero che un giorno qualcuno, ci sarà un giudice a Berlino che affronterà e si occuperà di questa vicenda, la legittimazione di costoro e di farli diventare ancora di nuovo soggetti politici ci fa andare 20 anni indietro, quando su questo comune c'erano i consiglieri comunali e gli assessori, ma questo io non l'ho vissuto, me l'hanno raccontato. Arrivava il boss di turno, arrivava nel cortile e diceva fallo scendere un po' che la già parlava, per cui gli dava le indicazioni e se ne andava. Adesso diventa di più, cioè si diventa soggetti politicamente legittimati, quindi parte della gestione amministrativa e politica della città. È un passo all'indietro clamoroso, è clamoroso, è un ritorno alle caverne, è un ritorno al passato clamoroso e l'azzeramento di un certo numero di anni di progressi di una città. Ecco, questo è quello che sta avvenendo in questa città, tant'è vero che poi alla fine questa città sta vivendo una campagna elettorale dove io non posso andare per strada perché ricevo soltanto insulti. Lasciamo stare gli insulti che arrivano attraverso i social, ma mi dicono di tutto e di più, lo dicono a coloro i quali stanno andando, i miei amici di avventura stanno andando in giro a fare campagna elettorale, i quali non fanno altro che parlare male di me, non parlano di se stessi. Stamattina mi diceva una mia candidata che ha incontrato il papà di un candidato che è stato a sua volta numerose volte nel passato consigliere, assessore comunale, che stava parlando con le persone e gli stava dicendo non votate Velardi perché Velardi A, B, C, D, E, F, G. Fermo restando che il figlio prima era con me e quindi praticamente adesso ha cambiato opinione nel frattempo. La mia candidata ovviamente si è arrabbiata e l'ha mandata a quel paese. Ma avviene di questo, la campagna elettorale è una campagna elettorale dove non ci sono argomenti, non c'è nulla, non si discute di nulla, l'unica cosa di cui si parla è parlare male dell'avversario. Io non parlo male degli avversari, ovviamente ho un giudizio completamente negativo, ma non sto lì a dire se l'avversario ha una casa, c'ha una macchina, che cosa fa e se la sera va a mangiare da qualche parte, lo vado a fotografare o mando il disturbatore e dico vai là e vai a disturbare oppure vai a fare un'altra cosa. Questa è veramente una campagna elettorale clamorosa, con un ritardo e con un passo indietro, con un passaggio indietro clamoroso. L'altra sera, perché io mi diverto ancora a seguire le cose che non siano soltanto e semplicemente le cose di Marcianise, ho assistito al confronto tra i due aspiranti presidenti degli Stati Uniti, tra Trump e Biden, e non so se l'avete visto. Trump ha iniziato a carro armato, ha iniziato con le accuse, ha detto di tutto e di più contro il suo sfidante, il quale sfidante a un certo punto ha tenuto, poi a un certo altro punto si è dovuto fermare e anzi ha perso i nervi, ha perso la calma e praticamente ha reagito. Io non ho reagito, non ho perso la calma, continuo a stare qua, mi prendo gli insulti addosso che si sta prendendo Biden con Trump, ma penso che alla fine le persone capiranno, si renderanno conto di che cosa stiamo facendo e che cosa vorremmo fare. Una cosa ve la devo dire, di questo sono particolarmente orgoglioso e lo ripeterò all'infinito: guardate coloro i quali verranno eletti se noi vinceremo le elezioni e guardate coloro i quali verranno eletti se vincerà le elezioni il mio competitore. Non è un giudizio di valore, lo voglio precisare, noi non è che abbiamo scienziati, nessuno di noi è scienziato, però da me, con noi, ci sono solo e soprattutto giovani,
giovani, giovani, volti nuovi, gente che ha girato, gente che ha vissuto fuori Marcianise, gente che ha vissuto al nord, gente che ha vissuto all'estero, gente che si è confrontato con altre realtà, ha capito e sa che cos'è la modernità. Dall'altra parte voi vedete sempre le solite facce, sempre gli stessi. Qualcuno magari sarà la faccia del padre trasferito sul figlio, ma sono sempre le stesse facce, sono sempre le stesse facce. Hanno amministrato una città per lungo tempo, l'hanno amministrata facendo, diciamo, un po' di danni, pretendono adesso di continuare ad amministrarla perché non riescono a fare altro nella loro vita se non darsi un'aria, dirsi siamo gente potente, siamo gente importante, vieni qua, ti facciamo vincere, ti facciamo il favore. Io sono rimasto colpito l'altro giorno perché su Facebook ho scritto un post richiamando un'iniziativa che ha fatto i Cittadini in Movimento, uno dei gruppi che mi sostiene, che è stato protagonista di un'iniziativa importante, e cioè è andata dal direttore generale dell'ospedale di Marcianise, ed è andata a chiedere all'amministratore, il direttore generale dell'ASL di Caserta, è andata a chiedere qual era il futuro dell'ospedale di Marcianise, lamentandosi per alcuni ritardi. Ha avuto delle risposte che sono state delle risposte molto importanti, molto incoraggianti, per cui il progetto che noi abbiamo sollecitato nel passato con la Regione Campania, per la quale il Presidente della Regione De Luca è venuto a Marcianise e che prevede investimenti per 23 milioni di euro per questo ospedale che cambierà completamente volto, questo progetto sta andando avanti e è probabile che già a fine anno cominceranno questi lavori. Io ho scritto questo perché mi sembrava una cosa importante. Ho fatto questo post. Io sono rimasto colpito perché due ore dopo ha fatto un post il papà di un candidato, a sua volta nel passato consigliere, assessore comunale, il quale ha detto: avviso, concorso per 60 posti all'ospedale di Caserta. E io sono rimasto veramente senza parole. Cioè, ho pensato e ho detto: questo qua non riesce più a fare l'assessore, non riesce più a fare il consigliere, non riesce più a fare nulla al figlio, si è inventato un navigator. È perché è un navigator, cioè uno che dice: attenzione, la sanità non è il problema dell'ospedale, che dobbiamo far funzionare l'ospedale, sono 60 posti per assistente amministrativo, non so che era assistente tecnico, da un'altra parte. E cioè, quindi, attenzione, non è quella la sanità è quest'altra cosa qua, vi voglio spiegare che cos'è. Io mi sono pure preoccupato, ho detto: benissimo, sono altri 60 posti che si avranno venduto e quindi praticamente saranno altre persone, faranno tutte le promesse, diranno tutte queste cose e quindi per l'ennesima volta noi subiremo questo mercimonio. Mi sono un po' tranquillizzato quando mia amica ha detto: no, attenzione, questo concorso è già uscito 2 mesi fa. E anche io ho detto: scusa, perché lo sta mettendo proprio adesso? Mi ha detto il mio amico: sì, lo sta mettendo la notizia proprio adesso perché non sapeva che cosa dire sulla sanità. Non potendo ribattere, ha detto: intanto vi voglio ricordare, sono 60 posti per l'ospedale di Caserta. Io veramente a quel punto là ho allargato le braccia e ho detto: nella seconda vita chiederemo al Padre Eterno di nascere da un'altra parte, perché veramente abbiamo avuto la condanna di nascere qua, siamo orgogliosi di nascere qua, ma dico che qua abbiamo dovuto passare per nascere in un posto che è il posto praticamente dove diventa sempre tutto più difficile e tutti quanti stanno lì a tirarti per la giacca, a tirarti da una parte all'altra per dire: ti do il posto, ti do quest'altra cosa, facciamo questo, facciamo quest'altro, dammi il nome, facciamo questo, che veramente è una cosa che offende la dignità delle persone. Ecco perché io dico che l'appuntamento elettorale che ci sarà domenica e lunedì prossimo, la polemica elettorale è importante perché è un appuntamento che segna la possibilità di chiudere completamente con il passato e di aprire una pagina nuova. Attenzione, la pagina nuova che noi apriremo può darsi pure che sarà una pagina fatta da 4 imbecilli, da 4 fessi che si sono messi in testa di fare qualcosa di importante e poi la città ci giudicherà e dirà: siete 4 fessi, quindi tornatevene a casa. Ma almeno la voglia, il tentativo di poter fare qualcosa di diverso,
qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, che non appartenga alle caverne, al mondo delle caverne, questo tentativo noi lo vogliamo fare. E secondo me con noi ci deve essere la parte di questa città, la parte sana, i giovani innanzitutto, ma non soltanto i giovani, coloro i quali vogliono vivere in una realtà che sia una realtà diversa, sia una realtà normale, dove ci sia una qualità della vita, che sia una qualità della vita, come dire, non bassa, non bassissima, non sprofondata, ma una qualità della vita che ci consente di poter avere anche un sorriso e di poter superare le fatiche quotidiane. Perciò dico, è un appuntamento importante, perciò dico, attenzione, dobbiamo andare a votare e dobbiamo portare le persone a votare, dobbiamo portare le persone a votare. Qualcuno mi ha detto, dice, ma quello che tu stai dicendo è qualcosa che va troppo oltre, sei troppo avanti, perché qua la realtà non si può cambiare tutto all'improvviso ed è un atto di follia quello che stai facendo. Io ho risposto che un mondo senza follia non va da nessuna parte e che un mondo che fa atti ripetitivi, cioè rifà ciò che è sempre stato fatto, è un mondo che non avrà mai una novità, non avrà mai nulla e non crescerà mai. Lo dico sempre, lo continuo a dire, pensate al mondo della ricerca. La ricerca fondamentalmente è un atto di follia, è un atto di follia continua, quotidiana, perché la ricerca non vuole fermarsi allo stato dell'arte, della scienza, ma provare ad andare oltre, esplorare nuove frontiere, esplorare nuovi percorsi. Pensate al Covid, la scienza ci ha detto che non sappiamo come bloccare il Covid. La scienza ha detto questo: se noi prendessimo atto di questa cosa, cioè ci fermassimo, noi dovremmo convivere con il Covid chissà per quanti anni, anzi per il resto della nostra vita. C'è un gruppo di folli, di visionari, che sta nel laboratorio di ricerca in tutto il mondo e che, anche se mal pagata, anche se trattata male, senza rispettare gli orari di lavoro, stando lì giorno e notte, sta provando a fare qualcosa che sia qualcosa di importante per l'umanità. Se non c'è quest'atto di follia, l'umanità resta ferma, non va avanti, è un'umanità che resta ferma. Pensate nel periodo delle caverne, il tizio che cominciò a pensare che si poteva fare una ruota. Se quella persona là non l'avesse mai pensato e non si fosse avventurata e avesse pensato che tutto il mondo era fatto sempre a blocchi, ma che ci poteva essere pure una ruota, e quindi cominciava a interrogarsi con la mente a che cosa poteva fare, a che ruolo poteva avere la ruota, insomma noi non saremmo arrivati dove siamo arrivati. Per cui la nostra battaglia è una battaglia di questo tipo, tra chi vuole andare avanti e chi ci tira indietro, chi vuole andare avanti e chi ci tira indietro. Noi vogliamo assolutamente andare avanti e vogliamo andare avanti interessandoci dei problemi veri delle persone, dei problemi delle persone, dei problemi che assillano tutti quanti noi. Stavo prima, mentre arrivavo qua, ho incontrato una persona che fa il pendolare che è a Roma ogni mattina e che lavora a Roma, e mi diceva che la mattina 4:30 e alle 6:15 c'è un numero esagerato di persone che prende il treno. Per carità, l'ho sempre saputo questo, l'ho sempre saputo questa cosa qui, e ho sempre saputo che è complicato fare il pendolare. Ci sono intere generazioni di persone che hanno fatto i pendolari con il treno. C'è un problema relativo al fatto che molti di questi pendolari non possono riprendere il treno al ritorno, le Frecce Rosse, perché sono occupate. C'è un problema di costi su questi treni, c'è un problema di potenziare i treni di prima mattina. Io mi domando e chiedo, ci sarà stato uno, dico uno, ribadisco uno, esponente della politica che Conte di Marcianise, la politica, quelli là che dico che sono politici, che ha provato, non dico a incontrare, ma a scrivere una lettera all'amministratore delle ferrovie e a chiedere che cosa si può fare per questi tizi che la mattina vanno alla stazione, vanno in treno e che sono di Marcianise, come si può potenziare il traffico locale, il traffico dei pendolari sui binari.
Ecco, non capire queste cose, non avere aderenza su queste cose, significa stare completamente slegato dalla realtà che ci circonda e pensare che la realtà che ci circonda è soltanto una realtà che si risolve andando sui bisogni della gente, usando il meccanismo della chimera e quindi di Icaro che si metteva le ali e si sfracellava, e quindi usare soltanto la soluzione che è la soluzione di prendere in giro le persone, perché una volta presi in giro le persone intanto si va a occupare uno spazio di potere e quindi si riesce sempre di più a tramandare il proprio potere. Io mi fermo qui, questo è il senso di questa campagna elettorale che noi abbiamo fatto, è il senso di quello che vorremmo fare ed era giusto che ne avessimo parlato anche qui. Il mio comizio è stato un po' incerto fino alla fine, io ho una caviglia gonfia, non riesco a stare all'impiedi, ma sono voluto venire, ci sono voluto essere perché mi sembrava giusto che ci fossimo e che avessimo la possibilità di salutarci qui e soprattutto io avessi la possibilità di poter ringraziare tutti quanti voi che siete stati compagni di viaggio. Mi dispiace. Dove sta il disturbatore? Se n'è andato? Se n'è andato. Allora, ci ha provato e non c'è riuscito. Se n'è andato, sta là. Se n'è andato, l'ho invitato anche sul palco, ma evidentemente stanno capendo anche loro che fanno il tentativo. La prima volta può darsi che ci riesca, la seconda ci riescono in parte, la terza si ferma. Poi ci insultano da lontano. Vabbè, ma quello è uno stile, è il loro stile, è quello stile là, non si può cancellare. Però devo dire che un po' mi dispiace che se n'è andato, perché l'hanno mandato, non sapeva lui che cosa fare, quando ti viene sul pacco, se ne andava a informare che cosa devo fare, e gli stanno dicendo attenzione, fai questa, fai alla finetta, allora fai una cosa, urla, digli male parole, da lontano e risolviamo il problema. Va bene, abbiamo risolto anche il problema del disturbatore stasera. Grazie ancora a tutti quanti voi, ricordatevi che noi siamo la modernità, noi siamo contro le caverne, noi siamo contro i cavernicoli, rispettiamo coloro i quali sono stati nelle caverne, ma ci sono stati 3.000 anni fa, nel frattempo è passato un po' di tempo e noi dalle caverne siamo usciti e nelle caverne non vogliamo più rientrare. Grazie a tutti e buon voto a tutti, arrivederci a tutti, grazie. Thank you.